Cari amici di quotidiano.net e della sua web TV, bentornati per parlare di musica e per parlare del lutto mondiale per la repentina scomparsa di Michael Jackson, che si è spento ieri sera a causa di un infarto che lo ha fulminato a 50 anni negli Stati Uniti. Abbiamo in linea Riccardo Iannello, curatore della rubrica così apprezzata, la musica che gira intorno, che va in onda sulla web TV di quotidiano.net, collega di QN Quotidiano Nazionale, il resto del Carlino, la Nazione del Giorno. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Gabriele a tutti i nostri telespettatori. Qual è il tuo ricordo di Michael Jackson? Ma io ricordo questo straordinario video che ci ha accompagnato per gran parte della nostra vita, quello di Thriller. Thriller è una delle canzoni più emozionanti che mai siano state scritte, secondo me la più alta rappresentazione di Michael Jackson. E ricordo un ricordo straordinario a Disneyland Parigi, che tutte le attrazioni più belle, più tecnologiche avevano tutte un video di Michael Jackson, i primi video in 3D di Thriller e delle altre canzoni di quell'album, perché rappresentavano veramente la novità, come era la novità, i giochi paraboli, i giochi elettronici, i giochi fantascientifici e stellari di quel parco di divertimenti. Quindi ho questa immagine molto divertita e divertente di Michael Jackson, poi i ricordi di alcuni colleghi che hanno avuto la fortuna per esempio di essere a un suo straordinario concerto di Tokyo, quando anche i giapponesi, solitamente così molto tranquilli, molto nelle loro emozioni, saltavano di gioia dentro lo stadio di Tokyo, perché si esibiva quello che in quel momento era l'idolo di tutti noi. Certo, un idolo che è durato molto poco e che dopo ha, se possiamo usare questa parola, infangato un pochino la sua figura per voler essere troppo diverso da quello che invece era e quello che avrebbe secondo me dovuto rimanere, perché ognuno dei grandi miti rimane tale se porta fino in fondo questo suo messaggio di essere mito. Elvis Presley stesso, cioè Elvis Presley che per qualcuno non è addirittura morto, è rimasto un mito proprio perché se n'è andato in maniera rocambolesca eccetera, però nel momento migliore della sua carriera. È lo stesso James Dean per quanto riguarda il cinema, oppure la grande coppia della musica pop, Jimi Hendrix e Janis Joplin. Michael Jackson secondo me da ex suo fan ha molto annacquato questa sua figura, secondo me, ed ero uno tra quelli che non pensava che avrebbe retto il tour straordinario che sarebbe dovuto partire in luglio delle 50 date. Secondo me quelle immagini che ci trasmettevano di Michael Jackson erano talmente tanti da farlo ritenere, almeno dal mio punto di vista, già morto, nel senso figurato per il mondo della musica. 750 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, come dicevamo in apertura di collegamento, questo lutto planetario per la scomparsa di Michael Jackson. Riccardo Iannello, c'è un erede di Michael Jackson in campo musicale? Beh, sai, ogni epoca ha i suoi grandissimi, grandissimi interpreti. E certo, il modo di fare spettacolo di Michael Jackson era talmente straordinario che forse rifugge dall'avere degli imitatori veri e propri. Forse in campo femminile, Madonna. Madonna è sicuramente un'epigona di Michael Jackson. Io amo di più i rocker attuali, cioè i grandi spettacoli di Bruce Springsteen e Vasco Rossi. Secondo me hanno qualcosa di più umano rispetto a quelli che erano gli spettacoli di Michael Jackson. Quindi preferisco questa virata più sociale, meno fantasmagorica ed emozionale e spettacolare della musica. Quindi direi Springsteen e Vasco Rossi, che non sono eredi di Michael Jackson, però sono eredi del successo planetario di Bruce Springsteen, ovviamente, perché parte da un mercato e da una lingua che ha più seguaci di quella nostra, però rappresentano secondo me due esempi diversi, ma che più attuali, più importanti della musica rock. Grazie a Riccardo Iannello. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito.